Nella notte, né il freddo e le onde imponenti del mare hanno fermato la macchina dei soccorsi che ha lavorato senza sosta per riuscire a portare in salvo tutti i passeggeri del traghetto della Norman Atlantic partito dalla Grecia e diretto ad Ancona dopo il violento incendio scoppiato a bordo quando si trovava ad una ventina di miglia dalle coste italiane. Le operazioni coordinate dalla nave San Giorgio della Marina non si sono mai fermate. Al momento sale a 356 il numero delle persone salvate, su 478 presenti a bordo, stando a quanto dichiarato dalla Guardia Costiera. Poco più di un centinaio di persone sono riuscite a mettersi in salvo, prendendo d'assalto le scialuppe di salvataggio. Alcuni passeggeri si sono addirittura gettati nelle fredde acque del Mediterraneo per scappare alle fiamme. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per naufragio colposo. Un vero e proprio capodanno musicale, come succede nelle grandi città italiane. Per salutare il 2014 e dare il benvenuto al 2015, Piazza Pali ospiterà il capodanno di Lecce la notte del 31 dicembre. Un'unica grande notte di San Silvestro, patrocinata dal Comune e realizzata grazie al sostegno dell'assessorato all'ambiente, tra live e DJ set in cui si alterneranno tanti ospiti delle più grandi, importanti realtà della zona. Performance, installazioni multimediali e mapping. Dal techno al reggae al pop, tanti generi musicali per tutti i gusti. E poi loro, i protagonisti indiscussi della serata, i Boom Da Bash. Appuntamento nella speciale location di Piazza Palio e per le 23:30 e festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme a buona musica e tanta gente. Prima alle 12 la presentazione, poi a distanza di 2 ore smessi i vestiti civili, ha indossato tuta e scarpe chiodate e ha diretto il primo allenamento. È partita così l'avventura di Dino Pagliari, nuovo allenatore della compagine salentina, che ieri ha preso il posto di Franco Lerda sulla panchina dei giallorossi. Riprendere il cammino verso la Serie B, al momento una vera e propria chimera vista la distanza di 9 punti dalla vetta, e restituire gioco e voglia di combattere alla squadra. Caratteristiche che nelle ultime 3 partite sono latitate. Questo è il difficile compito del nuovo allenatore. Intanto nel corso della prima seduta Pagliari ha fatto svolgere il lavoro fisico ed una serie di ripetute. Assenti Felipe Gomez, Bogliasino e Mannini impermesso. Ha svolto differenziato il solito Diniz. Oggi in programma un doppio allenamento al comunale di Squinzano.